Buongiorno ragazze, adesso continuiamo e finiamo nostre foglie. Allora, questa è Reglan foglie. Prima parte noi abbiamo fatto fine 17, 15, cominciamo dal 17. Allora, questa io sposto e con questa noi continuiamo. Allora, cominciamo dal parte 17, faccio per memoria questa schema, questo un fiore e dopo si può passare con altro fiore. Questa schema. E adesso quando noi così controlliamo, vediamo cosa noi dobbiamo adesso cominciare dal 17 per finire questa foglia. Allora, cominciamo. Faccio promemoria questo mio bordo. Questa fa come reglan. Perciò questo bordo spostiamo e questa diritto, rovescio, rovescio, guardiamo 17, rovescio, rovescio, due insieme verso a sinistra. Si può fare anche così insieme, due. Anche così si può fare. E così, bello è così, però tutto dipende dal gusto. Diritto, questo centro di foglio, spostiamo, diritto, giriamo maglie, insieme verso a destra. Rovescio, rovescio, diritto, due rovesci e qui foglie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Un gettato, diritto, un gettato, 1, 2, 3, due rovesci, due diritti, questa reglan, un gettato, reglan, un gettato, questa come sempre ricordate, il reglan sempre deve allargare. Un gettato, 1, 2, 2 rovesci e questa nuova foglia. Perciò dobbiamo guardare 1, 2, 3, quarto. 1, 2, 3, questa foglia nuova, un gettato, diritto, un gettato, 1, 2, 3 diritti, rovescio, rovescio. Diritto, rovescio, rovescio, due insieme verso a sinistra, diritto, diritto, come voi ricordate questo centro di foglia, diritto,
due insieme verso a destra, rovescio, rovescio, e questo è il mio bordo, rovescio, diritto spostiamo e l'ultima sempre faccio rovescio. Bene, adesso giriamo parte a sinistra e facciamo tutto come guardano maglie. Questa spostiamo, un rovescio, diritto, 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 rovescio, rovescio, fa rumore. Adesso io sposto, lucchetto, e questi rovesci, questi diritti. Rovescio, diritta, diritta, rovescio, 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 e anche questi due rovesci, due diritte, e questa rovescia. E queste rovesci. Spostiamo questa reglan, linea reglan rovescio, un gittato rovescio, allora due diritte, però come reglan sempre aggiungiamo e sempre allarga. Però non come dall'inizio erano poche maglie, perché noi facciamo reglan, a reglan sempre allarga. Però questa reglan è molto bella, ragazzi. Ragazzi, si può mettere nel cotone, lana, è bellissimo. Si può mettere anche in fianche, non solo sopra, anche sotto. Mettere questa, queste foglie, mi piace tanto, anche mia ragazza piace. Ecco, guardate, guardate che bellezza. Guardate che bellezza. Adesso dobbiamo finire. Adesso noi arriviamo a giro 19. Ragazze, continuiamo. Rimasta poco. Allora, questa spostiamo, questo bordo, e anche questa io sposto. Rovescio. Rovescio. E guardate, qui dobbiamo mettere insieme verso sinistra. Questo centro di foglia e anche questi dobbiamo mettere insieme così. Vedete, foglie già cominciamo a stringere. Due rovesci, questa maglia diritta io ho messo come decorazione, così fa come separa un foglio dall'altra, mi sembra così più bello. Così io ho fatto anche nel questa cardigan quale io ho visto prima. Però come qualcuno non piace questa riga, questa si può con immaginazione dire questa come un ramo, come non piace potete non mettere così tutti i rovesci e basta.
Allora, due rovescio, queste foglie, 1, 2, 3, 4. 4, un gettato. 1, 2, 3, 4, un gettato, dritto, un gettato. 1, 2, 3, 4. Due rovesci. 1, 2, 3, un gettato, questa è reglan, ragazze, questa è reglan. Un gettato. 1, 2, 3, due rovesci. Foglie. Quale più piccolo? 1, 2, 3, 4, un gittato, dritto, un gittato, 1, 2, 3, 4, un rovescio, rovescio. Diritto, rovescio, rovescio, questi due insieme. Foglie centro e questi due insieme. E questi due insieme. Tre rovesci, bordo, rovesci. Adesso parte di rovescio, come guardano mali. Qui non bisogna fare niente disegno, solo fare come qui c'è mali. È semplicissimo questo disegno, solo bisogna avere attenzione. Però come fare foglio più piccolo? Gettati bisogna fare un po' meno, così diventano più corte. Per esempio, come qui 1, 2, 3, 4, 5, come questa più piccola, altra foglia, voi fate 1, 2, 3, 4. Non fate questa quinta e già foglie diventa più corto. Allora, continuiamo ragazze, questa rimasta l'ultima giro. E tutto il nostro reglan foglie finiamo. Si può fare non solo nel cardigan, nel maglie, tutto dappertutto dove voi volete mettere. Io ho preso lana grossa così per vedere meglio, però si può con lana più sottile, per esempio 300 metri al 100 grammi. Anche l'ava va bene. Allora. Questa foglia. Adesso quando giriamo dopo. Tiriamo via questi lucchetti, non mica bisogno. Qui mi sembra io ho perso una maglia, è lo stesso. Importante disegno. Uno,
Uno, due, ragazze, qui è rimasta tre. Guardate bene come fare. Queste lucchette io tutte tiro via. Guardate molto, molto bene. Uno, due, tre. Noi prendiamo tutti e due. Guardate, tutti e due. Questa qua è prima. Io tengo stretta, questa io prendo, dopo prima e terza faccio insieme e questa cavalco sopra. Ops! Guardate, guardate che foglia è venuta bella. Due rovesci. Questo diritto, rovescio, rovescio. 1, 2, 3, 4. Guardiamo. Adesso dobbiamo diminuire, come abbiamo fatto prima. Questi due mettiamo verso a sinistra. 1, 2, 3 foglie, 1, 2, 3, questi due giriamo verso a destra. Siamo arrivati dove reglan, come sempre aggiungiamo una maglia, questa linea reglan, aggiungiamo linea reglan. Qui quando arrivano 5, qui potete già fare altra foglia, 1, 2, 3, 4, 5. Con altri giri già si può nascere già altra foglia. Che bisogno. Allora questa foglia cominciamo adesso a diminuire maglie, stringere, fare forma di foglie. 2, 3, giriamo. Insieme, rovescio, rovescio, diritto, rovescio, rovescio. Adesso ragazze, guardateci bene. Altra foglia quale dobbiamo. Questi tre mali dobbiamo mettere insieme. Ragazze, guardate bene, queste prime e seconde io sposto nella questa ferro, dopo, prima io prendo nel ferro a destro, adesso prima e terza faccio insieme, e quale prima, seconda io cavalco sopra, ops. Guardate. Adesso guardiamo cosa abbiamo fatto. Allora, questa foglia 1, questa seconda. Questa prima, questa seconda, questa linea reglan, questa foglia, quale è nata dopo di questa, e questa quale è nata prima. E così ragazze, dopo voi continuate con questa foglia come abbiamo fatto questa.
Per esempio, come voi volete fare più corta, sposto queste lucchette, non cadano. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5 ungitati. Invece altra fiore, foglie, voi fate già non 5 ungitati, a fate 4. E ogni volta come voi fate, diminuite altezze di queste gittate, qui 5, qui 4, terza foglia già con 3 gittate, con 2 e con 1, tutto dipende dalla vostra fantasia. E così, adesso voi fate rovescio, dopo tornate e fate questa altra foglia. Però qui io consiglio ancora passare giro con rovescio, così ci vedo un po' meglio. Tramite rovescio, foglia quale diritto, viene più chiaro. Ragazze, per adesso a posto. La ringrazio tanto, buona giornata, buona salute, auguri a tutti e fortuna per tutti e anche per me.